Eccoci qua, siamo al video cattura l'attenzione. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Stiamo parlando del presente. La comunicazione nei social prevede che chi sta dall'altra parte, cioè oggi sono io dall'altra parte, ti dia qualcosa che tu magari sapevi, però non avevi mai capito la vera potenzialità di un determinato, di una determinata situazione. Come la novità, no, che c'è stata del Bitcoin, no, che ha attirato poi l'attenzione di tantissime persone, qui sta accadendo più o meno la stessa cosa. Tra non molto, guarda che se ti fai vedere i miei vecchi video, ci sono video dal 2009 mi sembra, qui su YouTube, se ti vai a vedere i miei vecchi video di tanti anni fa, ho sempre anticipato i tempi, e coloro che si sono messi poi a seguire i miei consigli, oggi, ripeto, oggi, sono dall'altra parte dello schermo, come sottoscritto, e sono lì che o perché vendono formazione, o perché sono degli immobiliaristi che stanno utilizzando oramai gli strumenti furbi dell'era moderna. Quindi quando ti dico che oggi questo video, questo mini corso del carretto, chiamiamolo così, farà storia poi fra qualche anno, è perché così, è una certezza matematica. Non è più possibile, ma anche non solo per gli investimenti immobiliari, fare le cose che facevamo prima. Non è più possibile, ad esempio, faccio un'ipotesi, io sono un formatore, i formatori 15-20 anni fa, io non lo ero 15 anni fa, è dal 2009, quindi non sono neanche passati 15 anni, un formatore 15 anni fa metteva nella propria città, per attirare l'attenzione delle persone, delle specie di manifesti, sai quelli manifesti tipo la pubblicità, quella cosa lì, metteva dei manifesti e diceva: venite giovedì al Teatro Verdi dove ci sarà un corso gratuito, e riempivano la sala. E così lo dovevano fare in tutte le città, come il circo, no? È arrivato il circo. Dopodiché in quella sala, una volta attirate le persone, poi provavano a vendere. Immaginati andare a toccare tutte le città d'Italia in un anno, oltre ai costi dell'affitto del teatro, e la pubblicità, i volantini, i locali, insomma come il circo, per poi fatturare dei soldi. Oggi gli stessi formatori non fanno più questo tipo di strategia, ma in un solo click mettono un messaggio con lo stesso video registrato una volta e lo fanno vedere a tutta Italia, investendo magari la metà di quello che hanno speso nella pubblicità del teatro in un anno, ma non dovendosi più spostare, e mandando il messaggio una volta sola. Prova a pensare ad andare in tutte le città tutto l'anno a fare il tour e ogni volta fare sempre a memoria, insomma come un teatro, no? Che dicono sempre la stessa cosa, come una recita a teatro, fanno tutto il tour nell'anno, sempre la stessa cosa. Immaginati un attimo che differenza c'è tra la formazione di anni fa e la formazione odierna, ok? Questo è importante saperlo. La stessa cosa è quella che accadrà tra poco, tra qualche anno, con gli investimenti immobiliari, con l'approccio iniziale. Cioè non puoi continuare a utilizzare un approccio vecchio che ti fa perdere tempo, come girare tutta l'Italia per gli esempi dei formatori, quando con un click, una volta impostato tutto, riesci a raggiungere i tuoi obiettivi senza dover alzare il culo dalla sedia. Magari sei la domenica al lago o al mare con la famiglia e ti arrivano dei risultati, delle richieste di convenzione, delle informazioni di gente che deve vendere casa, e sei lì che stai giocando, ok? Non c'è bisogno della tua presenza, però prima bisogna impostarlo. Come? Allora, il primo messaggio che devi fare, il primo ragionamento che devi fare con te stesso è: di che cosa hai bisogno? Va bene? Di cosa ha bisogno un aspirante investitore immobiliare o un investitore immobiliare che oggi ancora non ha guadagnato tanto, non è un po' in confusione, no? Ci sta, no? Ha bisogno di informazioni, di persone che vendono casa, però di che, quale nicchia hanno bisogno di? Quindi facciamo un'ipotesi:
hai bisogno di informazioni di persone che hanno una casa all'asta, va bene? Ti vuoi dedicare al mercato dei crediti in sofferenza, ma potrebbe essere anche cessione preliminare, frazionamento, sublocazione, quello che vuoi. Quindi, col metodo del carretto, per trovare persone che devono risolvere un problema debitorio, dovresti andare su almeno un portale delle aste vendite pubbliche, selezionarti le persone della città che hanno una casa all'asta, andarli a contattare a freddo e poi, insomma, fare tutte le procedure per raccogliere una delega, aprire una trattativa privilegiata con i creditori e bla bla bla. Questo richiede molto tempo, no? Quindi devi comunque sperare che nell'annuncio di asta ci sia la casa che ti interessa, perché a volte può essere anche che una persona che ha una casa che sta per andare all'asta ancora non c'è la comunicazione dell'asta fissata, e quindi in quel caso lì, se ha solo ricevuto un decreto ingiuntivo, un pignoramento o non ha ancora la data certa dell'asta, è ovvio che quello non lo vai a trovare lì. Quindi molto dispersivo, no? Il vecchio metodo, che ha creato milionari, non è che dico che non va bene, però molto dispersivo, richiede il tuo tempo, andare lì, citofonare, insomma, perdi molto tempo. Immagina, quindi cosa hai bisogno te, se vuoi investire e ricevere le informazioni che ti servono senza muovere il sedere? Attenzione, poi una casa la dobbiamo andare a vedere, eh? Cioè, questo non è un corso per guadagnare online, che dici comodamente seduto da casa o da Dubai. Questo è un corso per poter impostare tutta l'attività e avere dei risultati senza muoversi. E poi dopo, quando ti arriva l'informazione, ti muovi. Cosa devi fare? Devi, ovviamente, nella tua comunicazione online, il tuo sito, il tuo blog, il tuo social, il tuo canale YouTube, tutte situazioni che sono apribili gratuitamente, cioè praticamente, tu cosa fai? Devi catturare l'attenzione di quel tipo di pubblico, ok? Perché quel tipo di pubblico userà la rete per fare determinate ricerche. Voi sapete che quando noi facciamo una ricerca, qualunque essa sia, in rete, online, dopo pochi minuti, magicamente ti appare poi una pubblicità o su Facebook o un pop-up su un altro sito di quello che stavi cercando. Dici, ma com'è possibile, no? Mi ascoltano? Sì, si dice anche che ascoltino da Google Home o da Alexa, però lasciamo perdere. Quindi, se un esecutato, una persona che scrive, facciamo un'ipotesi, si sveglia domani e gli arriva un decreto ingiuntivo, no? Perché ha smesso di pagare il mutuo, come arriva questo decreto ingiuntivo? La prima cosa che fa, oltre a chiamare magari un avvocato, è quella di scrivere in rete: ho ricevuto il decreto ingiuntivo, cosa devo fare? Oppure, come evitare pignoramento della casa, come evitare pignoramento dello stipendio, come evitare pignoramento del conto corrente. Cioè, fa dei ragionamenti che può fare solo una persona che si trova in quelle situazioni. Quindi l'abilità, no, di noi gestori di un sito, di un social, è quello di pensare a che cosa fanno queste persone che noi vogliamo andare a intercettare. Dopodiché, si fa per dire, dopodiché, una volta fatto un elenco di cose che loro pensi possano ricercare, scrivere, le loro esigenze, le loro paure, i loro dubbi, le loro ansie, eccetera, tu ti fai trovare lì pronto con il tuo messaggio. Quindi loro stanno pensando: come posso salvarmi da questa situazione? Lo scrivono, ok? O lo dicono, no? Perché potrebbero dire: ehi Google, come evitare pignoramento? Perché ormai si parlano ormai con Google. E quindi in quel caso ti trovano a te primo in classifica con il tuo messaggio preimpostato, che rimanda a un articolo magari del tuo blog che ti posiziona. Il blog non morirà mai, ricordatelo, fra 200 anni ci sarà sempre il blog, perché le informazioni tramite blog sono quelle che non hanno mai subito un declassamento da quando è iniziato il blog circa 25-30 anni fa con la rete, 25 anni. E trovano te. E quindi qual è la prima strategia? Catturare l'attenzione di queste persone. Quindi cosa vuol dire?
hai impostato il tuo sito, il tuo blog e hai messo ma pochi euro di pubblicità, no? Per pubblicizzare il tuo blog, il tuo articolo con le parole chiave, 5 euro sono più che sufficienti al giorno, perché ti ripeto, essendo un pubblico di nicchia, no? È ovvio che non è che tu stai cercando persone che vogliono comprare un videogame, sono milioni, ma stai cercando degli esecutati magari nella tua città, è ovvio che quando metti 5 euro magari li spendessi tutti, perché significa che hanno cliccato magari 15-20 interessati, però purtroppo il budget. Quindi con 2-3 euro al giorno su un budget di 5, tu mentre dormi, mentre sei tranquillo o mentre sei al lavoro o mentre giochi con i tuoi figli o ti fai i fatti tuoi, plim, ti arriva una notifica che una persona ti ha chiesto aiuto per risolvere questa situazione. Quando la persona vede te una volta posizionato online, ha subito, questa è la potenza della rete ragazzi, non c'è niente da fare, ha subito l'impressione di trovarsi davanti a un super professionista, un super esperto, a quasi un, insomma, un mago, chiamiamolo così, che può risolvere il problema. È l'effetto TV di Facebook, di internet, eccetera. Quindi ti chiederà aiuto e sembra quasi per lui che ti conosce da una vita. Quindi una volta che ti ha chiesto aiuto, è più facile per te dire va bene, guardi, vengo domani alle 4 e vediamo se la posso aiutare. È diverso dal andare a ricercare in tutta la città un esecutato o un aspirante esecutato, diciamo così, un potenziale esecutato, quando hai pochi parametri e devi usare il tuo tempo per muoverti in tutta la città a citofonare. Hai capito qual è la differenza tra il carro dei buoi e la nuova era? Perché quello è potentissimo, perché tu con un click hai potenzialmente, per dire, metti che nella tua città ci sono in questo momento 27-30 mila tra esecutati, pignorati e che hanno ricevuto il decreto ingiuntivo, quando tu inserisci in maniera costante quella comunicazione con i diversi articoli del blog, vabbè, si potrebbe stare a parlare per degli anni, tu te li vai a prendere tutti se fanno quella ricerca, perché con pochi spiccioli arrivi primo e sei a posto e ti contattano, chiedono aiuto. La stessa cosa potrebbe essere su altre nicchie, su qualsiasi nicchia. L'importante è sapere come ragionano le persone che tu vuoi andare a intercettare. Poi, quindi questo si chiama catturare la loro attenzione. Poi sul discorso di catturare, poi di creare interesse, di creare desiderio, fargli fare azione, è ovvio che continua. Io adesso, per carità, io in questo caso, se tu vuoi sapere un po' di più di come funziona veramente a 360 gradi, hai bisogno di un 7-8 ore di corso Academy anno zero, che io ho proposto sotto lockdown ad aprile dell'anno scorso, aprile 2020. Era un corso, mi sembra, adesso mi ricordo, di 3 mesi. È già tutto preparato, pronto, eccetera. Eventualmente scrivimi qui sotto, ti do anche la possibilità di comprarlo. Ora non mi ricordo l'anno scorso quanto era in vendita, 300-400 euro, comunque 200 euro più IVA lo posso ancora dare. È un corso completo su come si lavora su catturare l'attenzione, catturare interesse, catturare il desiderio e far fare azione a chi vuoi tu. Non è un corso specifico sugli investimenti immobiliari, ma è un corso di era moderna, perché già un anno fa io dicevo che sarebbe cambiato tutto tra 12 mesi e quindi ho anticipato i tempi di un anno. Ho già detto, come c'è stato il primo lockdown, ho detto ragazzi, ormai cambierà tutto, le persone possono soltanto lavorare online e smart working con questo il primo lockdown. Chi si è organizzato oggi guadagna, gli altri sono rovinati, ok? Sono rovinati. Io infatti l'anno scorso, in quei 2 mesi di lockdown, ho avuto un fatturato elevatissimo con la mia formazione, mentre ho avuto zero con la mia agenzia che era chiusa, però guadagnavo lo stesso perché comunicavo online. E l'ho sempre detto, l'online è difficile che ti possa bloccare un virus. Per carità, un computer può essere attaccato da un virus, ma sappiamo benissimo che non è tutti i computer del mondo, e ovviamente perderai il lavoro che non hai salvato, lo rifai da capo. Quindi se vuoi le lezioni Academy anno zero, ti ripeto, non ho fatto tutti questi video qua per venderti 200 euro di corso, perché per carità è un corso corposo, però per farti approfondire meglio questa cosa. E quindi se la vuoi scrivimi, mandami il link, te lo metto a 200 euro più io. Sono 3 mesi di lavoro, 2 mesi se non ricordo.
Bene, continuiamo. Quindi, prima cosa, vuoi impostare la tua attività di agente, sì, di investitore immobiliare? Si potrebbe anche impostare da agente immobiliare, eh? Assolutamente, la stessa cosa, devi soltanto catturare venditori di case, anziché andarti a sbattere avanti e indietro, a chiamare privati o cartelli o il porta a porta o il citofono, eccetera. Catturi gente che deve vendere casa. Come? Parlando delle loro paure, dei loro desideri e dei loro dubbi. Potrebbe essere un bel titolo di un articolo: stanco di pagare un 3% e non avere un servizio. Scopri le 4 regole madri per poter vendere casa privatamente a persone che hanno soldi in contanti. Cazzo, ci sei tu dietro che hai soldi in contanti, capito cosa voglio dire? E catturi l'attenzione andando a confermare i loro dubbi, perché questo si sa che è tutta manipolazione, e invece pensa come potresti essere. Cazzo, te lo fai amico, catturi l'attenzione, catturi il suo interesse, gli fai venire desiderio di vederti. Perché? Perché gli hai detto che compri case e ti chiamano subito. Hai capito? Ci sono tante situazioni che si possono fare con la rete. Basta mettersi nella testa di chi vuoi andare a intercettare. Ho fatto così con te anche per farti seguire questo video, eh? Per farti conoscere a Francesco Gentile. Mi hai conosciuto grazie alla rete. Non è che mi hai conosciuto per la mia agenzia immobiliare a Genova Rivarolo. Sono entrato nelle tue esigenze e sono qui a parlare con te. Ok? Questo si chiama gestione del pubblico. Perché le persone che ti seguono hanno bisogno poi di valore, di consulenza gratuita. Poi saranno loro a scegliere se dare di più, volere di più. Hai capito? Ma però prima ti devo comunque catturare l'attenzione. Magari mi hai conosciuto mentre io stavo dormendo o mentre ero a lavorare. Il lavoro l'ho già fatto creando la comunicazione. La stessa cosa è quella che devi fare tu con l'impostazione del tuo nuovo sito, del tuo nuovo social. Veramente lo può mettere in piedi chiunque, anche con la terza elementare. Non è una questione di creare il sito e di avere il social, è la comunicazione che devi dare per poter catturare l'attenzione delle persone. Perché un sito, ragazzi, diciamocela tutta, vai su un sito online con 20 euro al mese, te lo danno, ma poi non hai niente, hai uno scheletro. Devi avere tutta la strategia per poter catturare l'attenzione, se no di per sé il sito, più o meno penso che al mondo esisteranno un 500 miliardi di siti, ma secondo te chi ti vede? Ma invece sapendo catturare l'attenzione delle persone giuste, e qui non è la pubblicità su Italia 1 che dici hai perdite urinarie, ho visto una pubblicità e spendono 2 milioni di euro per andare a beccare, poi mica tutti hanno questa esigenza qui, quindi loro puntano sui soldi, ma catturano poche persone, però puntano sul budget. Qui noi andiamo al contrario, qui noi con un piccolo budget catturiamo il target giusto. Quindi catturare l'attenzione di chi? Abbiamo detto, della merce, quindi delle persone alle quali tu vuoi disperatamente entrare in contatto, quindi che siano venditori di una determinata nicchia. Poi hai bisogno degli agenti immobiliari se poi operi nel mercato libero. E gli agenti immobiliari, io sono uno di questi dal 94, sono una categoria abbastanza tosta, particolare, nel senso che se tu entri a creare delle convenzioni dicendogli guardi, io sono un investitore immobiliare, vorrei fare la cessione del compromesso, mi può segnalare qualche affare, le do anche un po' una provvigione in più. Su 100 uno ti aiuta, purtroppo è così, lo dico anche nei miei corsi, perché gli altri no, 99 hanno una specie di recrudescenza nel trattare con persone che vogliono fare soldi. E l'agente immobiliare, non tutti, sono predisposti per risolvere problemi di abitazione delle persone, non problemi di investimento. Questa, non tutti, attenzione colleghi, ma molti dei nostri colleghi preferiscono avere una persona che ha un'esigenza di abitazione. Perché? Dai, pensaci. Perché è ovvio che uno che vuole comprare una casa non lo fa per fare soldi, ma lo fa per viverci. È vero, vuole risparmiare, chiedono sempre se è trattabile, trattabile, trattabile. Però alla fine, quando hai trovato il prezzo di mercato, ad esempio un immobile se vale 100.000 euro nel prezzo di mercato, un agente immobiliare che ce l'ha 120, più o meno la trattativa la riesce a concludere. Ti fa comprare se è bravo sul prezzo di mercato. Mentre invece l'investitore immobiliare è ovvio che deve comprare sotto il prezzo di mercato, con uno sconto almeno del 25-30%, è ovvio che la gente, quando tu ti presenti lì, che non sei nessuno, nessuno ti conosce,
è matematico che l'agente immobiliare ti dice: guarda che questi affari qua sono illegali, se ci fosse un affare così me lo farei da solo, il proprietario non accetta di meno, ha già rifiutato una proposta di questo tipo, arrivederci, grazie, ti manda alla porta. Quindi l'investitore neofita, io glielo dico che purtroppo bisogna avere pazienza, però ci va una volta, ci va due, ci va 40, ci va 50 volte, poi si deprime, si rompe le palle e dice: ma vaffanculo Franco e tutti gli investimenti immobiliari, mi dicono che non si può fare. Questo è il metodo del carretto, che va bene, ripeto, va bene, ho costruito tutti così, ma oggi c'è un metodo più veloce di catturare l'attenzione degli agenti immobiliari e far sì che siano loro a scriverti e a dirti: guarda, io ho delle case che ti interessano. Come? Entrando nella loro testa e ragionando come loro. Certo, per me è facile, io sono un agente immobiliare, quindi scrivendo delle cose, facendo dei video che loro, in un pubblico molto ben targetizzato su Facebook, agenti immobiliari, li becchi tutti, metti la tua città e vedrai che in 448 ti scrivono: guardi, io sarei interessata, ho quello che fa per lei. Tu dici: ma com'è possibile? È la potenza della rete. Ti stanno invitando loro, non sei tu che ti sei presentato da loro dicendogli: guardi, io voglio fare un affare con uno sconto del 30%, do 5.000 euro di caparra e poi rivendo dopo, voglio le chiavi a compromesso, dovrei strutturare la casa. Cioè li distruggi, ma non è, ti ripeto, un metodo sbagliato. No, ho costruito migliaia di investitori così, ti sto dicendo solo che è un metodo che ha dispersione. E molti ti mandano a fanculo, uno perché magari a volte parli con il collega che non è il titolare, a volte parli con la segretaria, a volte parli con il socio che non ha potere di decisionale, quindi viene un casino. E ti presenti. Invece quando ti contattano loro e ti dicono: hanno scoperto che investi in immobili, che c'hai dietro un pacchetto di investitori pronti a investire anche 2 milioni di euro, tu mi dici: ma Franco, ma come faccio ad avere 2 milioni di euro? Stai tranquillo che poi te lo spiego. È ovvio che tu con lo stesso sito diviso in sezioni, cioè sezione cattura attenzione di chi vende quello che vuoi, sezione cattura l'attenzione dei mediatori, se ti interessa ovviamente il mercato libero, sezione cattura gente che ci vuole mettere il cash e sezione cattura attenzione di geometri, avvocati e notai, tu con lo stesso sito, con quattro comunicazioni diverse, con quattro articoli di un blog diversi, sponsorizzati con la categoria giusta che vuoi andare a trovare, in una notte il tuo messaggio viene mandato subito a queste persone in contemporanea. Una notte, due notti, tre notti e così via. E ti crei una squadra, senza alzare, come piace dire a me, il culo dalla sedia. Ragazzi, questa è la rete, con pochi spiccioli e senza umiliazioni, sono loro che chiedono aiuto. E comunque guardala anche da un lato, no? Ieri sera ho condotto un webinar dove c'erano 500 persone, 22 hanno acquistato il pacchetto del sito per diventare stralcisti, in questo caso, no? Sito, c'è tutto, social, eccetera. 22 su 500, 478 mi hanno mandato a cagare. Ma attenzione, io non ho subito il baffanculo da parte di questi 488 persone, non lo so neanche come mai non hanno comprato, ma io so che ho parlato per 2 ore, ho dato 1 ora e 40 di valore, di contenuti, perché i miei webinar non sono delle pubblicità come fanno altri, io prima parlo per te, 1 ora e 40, poi 20 minuti ti dico come puoi accorciare i tempi di crescita, ok? Se vuoi, vuoi, se no mi mandi a stendere. Quindi io ho perso 480 persone, ma non ho neanche avuto un calo psicologico, perché sapevo che quelli erano i numeri. Mentre invece se io dovessi parlare con 480 di voi singolarmente, fare il discorso di 2 ore di ieri, e mi prendo 480 no, capisci bene che al 150esimo no, io non ce la faccio più. Dico, non posso parlare con tutta questa gente per 2 ore e prendermi sempre un ci penso, no guardi non mi interessa. È umiliante, abbassa l'autostima.
ok? È come se Obama, quando è stato eletto alle elezioni americane o Donald Trump, avesse dovuto parlare con 500 milioni di americani per prendere poi magari un 50%, quindi 250 milioni di persone che li mandavano a fanculo ogni volta. Non è possibile. Questa è la potenza dell'era moderna e la differenza del carretto dei buoi, che tu oggi mi fai una comunicazione come si deve, rivolta a un venditore o rivolta a un agente immobiliare o rivolta a una persona che vuole darti i soldi, una volta che l'hai fatta viene visto questo video magari o questo articolo del blog da 2000 persone, a te ne bastano 2 o 3, quindi gli altri 1997 non verrai mai a saperlo che ti hanno detto: ma guarda questo, dove cazzo vuoi andare? Al massimo sì, ti puoi beccare l'hater che ti scrive: ma eccone un altro stupido. E vabbè, in quel caso lì o lo mandi a fanculo o lo blocchi, lo rimuovi. Ma è diverso da sentirsi dire sempre di no, che ripeto, sta nelle regole del gioco. Sei concorde, sei d'accordo con me, no? Su questo ragionamento. Molti abbandonano perché non si sentono all'altezza, si sentono inferiori, non hanno il tempo, hanno dato troppo tempo, dice il gioco non vale la candela, troppo tempo per avere così poco e ancora devo fare la mia prima proposta. Sei d'accordo, no? Che ci sono dei vantaggi enormi anche psicologici nel fare una cosa una volta impostata e poi la mandi sempre in rete, al massimo la puoi migliorare, no? Dici: questo articolo non mi piace, lo rifaccio, ok? Prendi, vai su Google Docs e ti scrivi un altro articolo, lo trasformi, lo copi e lo incolli nel tuo sito, ok? E anche qui gli agenti immobiliari li abbiamo risolti. Continuiamo? Continuiamo come si fa a catturare l'attenzione di chi ci dà i soldi. Ricordati che negli investimenti immobiliari i soldi non bastano mai. Puoi avere anche 40 milioni di euro, sei un barbone. Perché? Perché basta che vai in una città e riprendi dall'alto tutti i palazzi, non potrai mai competere con il patrimonio immobiliare che esiste nella tua città. I soldi non bastano mai e più guadagni e più vuoi trattare operazioni di un certo livello, ok? Meno soldi hai e più sei costretto a trattare operazioni nel tuo target, ma magari nel tuo target, nel tuo range 50-70 mila non c'è possibilità di fare margine di guadagno perché sono più le spese che il guadagno. Nel prossimo video ti parlo di una cosa che ne parlo solo nella mia masterclass, 15.000 euro 5 anni per stare con me nella masterclass. Oggi siamo quasi 20. Ti parlo come catturare l'attenzione degli investitori e con questo andiamo a chiudere un cerchio e finalmente capirai la differenza tra il carretto dei buoi e avere un furgone diesel economico che ti consegna tutta la merce. E poi quando vedi superare quello che utilizza il carretto dei buoi dici: mi dispiace pure, mi dispiace veramente, però cosa ci posso fare? Se non si aggiorna non è colpa mia. Ci vediamo nel prossimo video, catturiamo l'attenzione degli investitori, ragazzi. Non ti perdere queste notizie perché ne hai bisogno. A dopo.